Ciao a tutti, allora, nuovo video tutorial in collaborazione con Panda All Selected. E Panda All Selected è un sito cinese dove vendono tantissimo materiale per creare, che spazia tra tutte le cose per la bigiotteria, stampi per resina, feltro, cosine per il cucito, diamond painting, insomma, tantissime cose. Avrete visto già altri miei video in collaborazione con loro che comunque ve li faccio passare qui sopra, ogni tanto li potete vedere e se cliccate, insomma, potete andare a vedere anche gli altri video. E in questo video invece andremo a utilizzare questo kit di stampi che sono delle semplicissime stampi per creare perline in modalità sfera e modalità quadrata in due misure. E vi lascio nell'info box il sito che è www.selected.pandahall.com/t e il link diretto di questo prodotto se è una cosa che vi può interessare ed anche un codice sconto del 10% che è COP0419IT che potete utilizzare su tutto il sito. Inoltre vi consiglio e vi lascio il link nell'info box anche della loro applicazione perché hanno proprio oltre che il sito un'applicazione che così è anche più facile per fare gli ordini, dove alla prima iscrizione vi verranno dati dei punti e ogni qualvolta si fa un ordine ti vengono conteggiati dei punti che poi andrete a scalare sui vostri ordini. Quindi avete già un 10% di sconto mio più anche questi punti a scalare, quindi si può comprare veramente tante cosine, anche perché, come vi ho sempre detto, i prezzi sono molto bassi. Quindi vi lascio tutto appunto nell'info box. Ora, io ho preparato già la mia resina, avevo già un'idea di come farli, mi è ricambiata totalmente. Adesso andremo a fare degli esperimenti e li faremo tutti in modalità diversa. Allora, queste qui, queste sono tonde piccoline. Queste voglio fare una creazione in particolare, dopo vedrete anche tutte le cose montate e le farò semplicemente con un po' di teal. Vediamo un po' come viene il colore, mi serve proprio quel color verde tipo Tiffany. Queste tonde volevo fare un esperimento con delle perline perché ho visto un video e mi sono piaciute un sacco, quindi voglio provare. Poi vorrei lasciare qualcosa da fare a tinta unita, magari con un pigmento di questi qui solidi sul rosa, perché vorrei utilizzare i miei amati stickers, questi qui, da poterli appunto attaccare, fare i fiori di ciliegie, direi che con questo colore ci sta bene. E poi lasciare qualcosa anche impietridisce, così vediamo un po' il tutto. Quindi iniziamo. Allora, dicevamo, questi quadrati, allora se li vedete utilizzati è perché effettivamente li ho già utilizzati, avevo fatto un esperimento che però non è uscito, quindi lasciamo perdere. E i quadrati piccoli ci farò impietridisce, quindi intanto verso semplicemente la resina, così un po' di bolle vanno via. Sto utilizzando la Fill Resin Crystal, quella lì che usano in tante e che dove c'è scritto proprio in grande sull'etichetta No Bubble. E a me mi fa totalmente l'effetto contrario, non so, o sono io che non la so usare o non ne ho la minima idea, però questa mi crea un sacco di bolle rispetto altre resine, quindi boh, non lo so. La miglior resina veramente per il discorso delle bolle è la RP700 della Resin Plan, che quella ve la straconsiglio e vi lascio anche lì uno sconto, ve lo lascio tutto nell'info box, ma quella proprio con le bolle è incredibile, quindi boh, una follia. Comunque, queste lasciamo qui. Così scoppiano un po' di bollicine. Poi dicevamo, queste qua tonde grandi e ci voglio mettere queste micro perline. Adesso vorrei fare delle coppie, adesso sceglierò anche i colori. Intanto ci entra. Sì, ce la facciamo entrare. Queste qui piccoline così. E
e poi insomma vedrete qual è il mio intento. Intanto ci verso un po' di resina, io ho visto fare così, speriamo bene. Intanto magari di queste ne faccio 4 così e ne metterei. Visto che farò delle coppie, queste qui color è un rosino, sperando che ci entri. Sì, è andato giù benissimo. La metto proprio da una parte così, e invece altre due le faccio rosse, e questa è più piccolina. E entra dentro. Ok, queste qua le rimetto un attimo via. Ok, poi ho visto che ha messo un altro po' di resina. E poi qui ci sarà una copertura fi finale per queste qui. Dopo, comunque, la vedrete nel proseguimento di questo pseudo tutorial. Che chiaramente più che tutto, io dico sempre che io tutorial non ne faccio perché non devo insegnare niente a nessuno. Vi faccio semplicemente vedere come pasticcio con la resina o con qualsiasi materiale creativo. Io direi che ce ne vuole un po' di più perché non vedo a che profondità è arrivata la pallina. Dopo non vorrei. Sono un po' titubante, vi dico la verità. Vabbè, e questa la lasciamo qui. Poi, e cosa c'è rimasto? Allora, qui abbiamo detto Petrish, qui ne sono rimaste altre due tonde. E dai, faccio anche queste in Petrish, queste qui tonde grandi, quindi qui ci verso semplicemente la resina. Ok, invece questo qua vi dicevo fiori di ciliegio, quindi ci vado a buttare il mio solid pink purple, che di purple non ce ne vedo niente, però va bene. Provo a metterne due gocce perché, come vi dicevo, avevo già fatto un esperimento e direi che mi era venuto un po' troppo denso il colore. Adesso così è troppo chiaro, mettiamone un altro po'. Cioè, si deve vedere che è rosa, eh? Olè! Faccio cadere tutto come mio solito, complimenti. Direi che ce ne vuole di più. Ecco, così già è meglio. Eccolo qua, e questi li andiamo a versare a pieno. Questi cercate di arrivare fino in cima, così sono più precisi come perle. Devo fare quella verde Tiffany, vero? Che vi avevo detto? Vabbè. Qui non mi basta, vabbè. Va bene, lì vedrò come fare. Ah, può darsi che piano piano ci basta anche per questa. Ok, è andata bene. Adesso io lascio comunque tutto riposare in modo che si schiopano anche le bolle. E poi andremo a mettere i colori. E
Ragazzi, ho dimenticato questo, ecco cos'è che era. Adesso faccio subito un altro po' di resina e questo lo andiamo a fare con il verde come avevo detto. Sono un po' rimbambiti. Intanto questi li facciamo riposare lì buoni buoni perché a quello dove ho messo le perline e ci dovremo aggiungere un po' di bianco che poi vi spiego e poi andremo a mettere qua invece i colori per il Petri Dish. Intanto preparo l'altra resina per fare questo. Allora, eccomi qua, sto preparando l'altra resina, ci ho messo giusto qualche goccia di teal, quindi colore ad alcol, perché le voglio che siano comunque tendenzialmente trasparenti e con il colore velato di questo bellissimo teal. Tanto qui le bolle stanno emergendo e speriamo che se ne vadano. È incredibile questa resina. Fatemi sapere se anche voi la usate, se avete questi problemi con le bolle. Io boh, penso che sia per il discorso bolle la peggiore. Non riesco a capire il perché. Allora andiamo a versare. Non fate questi pastrocchi come me, mi raccomando. Adesso aspetto una mezz'oretta e poi procederemo col resto. Allora, rieccomi qui, qui le bolle, ce ne sono come se non ci fosse un domani. Allora, mettiamo da una parte queste qui con le perle, iniziamo subito con questi a metterci i colori ad alcol. Ok, poi mettiamo un secondo da parte, riprendiamo queste dove abbiamo versato per metà la resina e adesso prendiamo un po', mi serve un po' di bianco e io prenderei, e dovrei averlo, questo bianco qui dei colori solidi. E mi prendo uno stuzzicadenti e devo fare tipo dei puntini, giusto tre puntini dentro, poi vi spiegherò il perché. Io sono anche rimbambita perché qui questi ultimi due volevo fare l'effetto cloud, l'effetto, scusate, non ci riesco più, l'effetto Petrish. Boh, qui ci metto un po' di teal, vediamo un po' cosa sbuca fuori. Quindi ho messo questi puntini di bianco e poi devo fare tipo una sorta di vortice. Vediamo se esce fuori. Sì, più o meno. Ok. Vedo se riesco a farvelo vedere da sopra. Ecco, una cosa di questo genere. E quello adesso lo lascio lì addensarsi, quindi lì aspetto qualche ora e dopo metteremo sopra una base. Invece andiamo a finire il Petri Dish. Sì, ho detto giusto. Petri Dish Cloud ormai sto dando di matto e ci mettiamo il bianco. Ok.
ce ne metto giusto una goccia. Adesso aspetto che questi qui con la perlina si addensano un altro po' e dopo gli faremo una base dietro. A dopo. Eccomi qui con l'ultima parte del video. Allora, vado, ho ripreparato la resina, vado a riempire un po' qui e qua dove ho fatto l'effetto Petrich. Perfetto, ora qui alla resina ci andremo a mettere un po' di nero, io metto quello ad alcol, quindi vado a versarli qui. Ok, arrivate proprio fino in cima e siamo a posto, e visto che me ne è avanzato un altro po', vado a finire quest'ultimo che mi era rimasto vuoto. E voilà. Perfetto. E adesso non ci resta che aspettare l'asciugatura. Sono super curiosa del risultato. Allora, eccomi qui con le creazioni, sperando siano asciutte. Iniziamo a tirare fuori queste qui che sono quelle proprio semplicissime. Quindi rosa, qui dopo vabbè, le andremo a limare tutto. Che questo qui mi sembra il colore più adatto per mettere quei fiori di ciliegio. Qui si possono integrare anche i fiori secchi, è abbastanza, come si dice, variegabile come tipo di stampo, tipo di creazioni. Questo era uno scartino, dove il pigmento è finito tutto qui, e va bene. E questa è uno. Poi, dunque, questi era il Petri Dish. Boh, tiriamo fuori a caso, non mi ricordo già più. Ah, questo era il Petrish con il Teal. Tiriamoli fuori tutti e due. No, ma guardate che bello. Aspettate che zoomo. Come al solito, metterà a fuoco solo quanto è zoomato. Ma guardate. È incredibile come il Petri Dish venga bene in questo tipo di stampo piuttosto che in altri. E questi sono un paio di orecchini, ci stanno proprio bene. Poi questi cosa? Ah, questi sono quelli con le perline, li lasciamo per ultimo perché è proprio l'esperimento. Questi erano semplicemente teal, eccoli qua. Adesso non guardate perché era sporco questo stampo, perché vi avevo detto che l'avevo già utilizzato. Però insomma sono venute bene e super lucide, questo effetto trasparente colorato mi piace un sacco. E qui ci andremo a creare un bracciale invece con queste. Poi questi qui Petri Dish. Allora, questo qui è quel colore a penna.
vediamo, non manca questo. Ma che carino che viene il Petri Dish. Poi avevo paurissima per le macchie a regola, non sono venute più di tanto, vabbè, a parte qui sopra, ma ci può stare, ma è carinissimo. Perché l'avevo già fatto in Petrish con questi stampi e mi era venuto un sacco di macchie, forse perché ne avevo messo un po' troppo, però è sempre meglio diluirlo il pinata bianco, solo che ho finito anche l'alcol isopropilico. Poi questo qui è il light blu della stamperia e anche questo è venuto bene. Eccolo qui, che carini. E poi l'ultimo con il Navi. Bello questo. Oh, che bello. Bellissimo. Questo mi piace un sacco. E anche questo, vedremo un paio di orecchini. Ho fatto tutte coppie di due, quindi benissimo. E adesso scopriamo invece questo esperimento. Allora, andiamo. Io spero. Ok, non è andato sotto il nero. Ne tiro fuori le due coppie in modo che le vediamo insieme. E vediamo un po' come è uscito. Oddio, il vorticino doveva vedersi un po' di più, però dai, non è brutto, è carina come idea. Ecco, un po' così. Allora, già la perlina non doveva uscire col coso sopra, dovevo stare attenta a questa cosa, ma doveva uscire, diciamo, in orizzontale in modo che il buco non si vedesse. Uno. Poi, due. L'effetto sotto mi piace, quindi anche quel mix di colore che ho scelto mi piace. E solo che questa, il bianco, che poi è venuto una roba stranissima, cioè guardate, era anche sporco lo stampo, non mi sono accorta. Non metterà mai a fuoco. C'è uscita sta roba e non era il colore ad alcol, era il. Ce la posso fare il pigmento quello solido bianco, quindi vabbè, è venuto così, però dai, una roba particolare, un po' diversa. Questo qui, forse anche la perlina, questa è troppo grande. Può darsi che magari può uscire più carina con quelle rosse che erano più piccoline effettivamente. Quindi sì, sono uscite così, però dai, non è brutto, è da perfezionare. E poi prendiamo questi ultimi con la mini perlina rossa. Ok. E vediamo un po'. Ecco, già vedete il fatto che qui la perlina si è messa per bene, più o meno. E già fa meglio. Comunque è stranissimo sto. Qui devo uscire un semplice. Ma come cacchio è fatto a venire così? È incredibile. C'è anche qua. Che roba strana. Però dai, è carino. Questo fa molto Natale. Lo perfezionerò questa tecnica. Ok. Ecco qui le mie creazioncine con questi stampi di Panda Haul. Adesso ne provo. Faccio così. Chiudo qui questo video. Perché sennò diventa troppo lungo e ne farò un altro dove andremo a montarne alcuni insieme, così vedrete anche il risultato finale. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi, così non vi perdete nessun video. Vi lascio tutti i dettagli, sito, sconto, link, eccetera, nell'info box, quindi trovate tutto lì. Se avete domande, come sempre, chiedetemi senza problemi, io rispondo sempre a tutti e quindi ci vediamo presto con il video creazioni di queste creaturine che abbiamo fatto. Sono curiosa di vedere il risultato finale. A presto, ciao ciao!